Dimensionamento montanti, come scegliere la sezione dei cavi. Subito dopo la sigla! Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. E allora andiamo subito a chiamare l'esperto, così non andiamo a perdere tempo. L'esperto del giorno. Alessio Piamonti, ciao carissimo, chi sei e cosa fai? Per chi non ciao ti Alessandro, conosce. Ciao. Io mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti, soprattutto con il brand Elettricisti Illuminati, e proprio per questo voglio lanciare una notiziona, ovvero che oggi e domani è l'ultimo weekend entro il quale si può acquistare l'abbonamento al circolo a un prezzo davvero vantaggioso. Dal lunedì 9 gennaio l'investimento aumenterà. E ciapala chi! Ok, va bene, quindi andiamo a suggerire agli interessati, a quelli che già volevano procedere ad inoltrarsi dentro questa scuola per elettricisti, a questo impariamo tutti qualcosa di buono, come si deve, che dal 9, ragazzi, il prezzo aumenterà. E quindi se avevate già intenzione di entrare, beh, fatelo adesso, così è inutile buttar via i soldi, no? Ragazzuolo, bene, andiamo a fuoco con il tema della puntata. Allora, dimensionamento montanti, come scegliere la sezione dei cavi? Cosa c'è da raccontare? Vabbè, facciamolo subito una premessa, perché altrimenti non potremo parlare di tutto. Non basta il poco tempo che abbiamo a nostra disposizione, perché l'argomento è veramente ampio. Quindi non tratteremo di ciò che è il sovraccarico, il cortocircuito, la caduta di tensione, la perdita di potenza. Cioè, diamo per scontato che l'ascoltatore in questo momento le sappia già, perché se dobbiamo rimetterci a spiegare anche queste cose, veramente stiamo qui fino a dopodomani. Magari facciamo delle puntatine mirate per ognuno di queste voci, micro pilloline, dai. Assolutamente. Voglio partire con un argomento abbastanza, diciamo, mirato a un aspetto, che è quello dei montanti negli appartamenti. Ovviamente questa cosa che dico si può estendere poi anche ai non appartamenti, però Alessandro, oggigiorno le case sono sempre più no gas, sono sempre più elettriche. Sì. No? Prova a pensare. Come casa mia nuova che stiamo ristrutturando, di cui tu farai il progetto. Esatto, esatto, come quella. Prova a pensare. Lavatrice, quanti kilowatt? Più un paio, 2 kilowatt ci stanno. Lavastoviglie. 2 kilowatt sempre. Ok, asciugatrice. 2 kilowatt. Aspirapolvere. Non lo so, 1000? Sì, massimo 1,5 kilowatt, visto che c'è una normativa europea che impone di non superare 1,5 kilowatt. Poi piano induzione, che lo vogliamo poter utilizzare bene, non vogliamo averlo limitato il piano induzione, perché se la tua moglie vuol fare 3 tegami contemporaneamente, deve poterli fare. E quindi 7 kilowatt e 2, comunque 6 kilowatt. Facciamo anche solo 5, 5 e mezzo, 6, comunque okay. Ci vogliono. Certo. Pompa di calore. 1 milione di kilowatt, dipende dalle dimensioni. Dipende, non ne ho la minima idea, però. 4 kilowatt, cioè ci stanno. Se noi facessimo la somma di tutti questi elettrodomestici senza considerare il punto di ricarica dell'auto elettrica, che almeno altri 7 kilowatt, dovremmo considerarli, cioè faremo presto arrivare a 20 kilowatt. Poi sì, è ovvio che grazie al coefficiente di utilizzazione e grazie al coefficiente di contemporaneità non attireremo mai tutta quella potenza, ma il dimensionamento minimo su cui bisogna fare il montante oggi, parliamo di una fornitura monofase, è 6 kilowatt. Non è che sì, 6 kilowatt è una bestemmia che deve essere maledetto dal diavolo uno che fa 6 kilowatt, non è così. Oggi è diventato il minimo sindacabile per cui avere l'impianto dimensionato. E attenzione, non sto dicendo che l'utente deve prendere 6 kilowatt, l'utente può prendere anche 3, ne può prendere anche 1,5. Quello che ti sto dicendo è che tu, elettricista, devi potergli garantire la possibilità di avere almeno 6 kilowatt, e per farlo ci vuole un montante dimensionato correttamente. Quindi certo, che posso un giorno chiedere questi benedetti 6 kilowatt se in monofase, e poterli avere senza che quel montante, senza che quell'interruttore monti il montante, senza che il tuo impianto diventa il collo di bottiglia, perché poi l'utente si incassa con te. Magari. Ma posso dire una cosa anche? Scusami, se tu fai un impianto dimensionato per i 6 kW e poi mi metti un
generale, una protezione da 16 ampere, perché devi, no, ma dico anche dopo, cioè lascia perdere il generale, sei nel quadro e mi fai la cucina, tutta la cucina con un 16 ampere. A mio avviso non sfrutti questi benedetti 6 kW, perché comunque puoi utilizzare un elettrodomestico alla volta, escluso il piano induzione che non puoi, non riesci neanche a utilizzarlo, cioè se non in maniera molto limitata. Quindi, cioè quando fai un impianto predisposto per i 6 kW, devi già considerare, e il tuo cliente dovrebbe saperlo, che la cucina o comunque i grossi elettrodomestici vanno serviti con la propria protezione. Dico bene? Dici benissimo, questo Oh. dà anche un altro vantaggio, ovvero la continuità di servizio, perché se hai un Capperi. Bravo. guasto sul forno, riscatta l'interruttore del forno, tutto il resto può continuare a usarlo. Bravo. L'elettricista medio non è in grado di spiegare questi vantaggi al cliente, quindi tende a proporre sempre il minimo indispensabile per tenere bassi i costi, quando invece il cliente potrebbe essere disposto a spendere anche qualcosa in più per avere un impianto fatto come Dio comanda. Non dico che tutti i clienti sono disposti a spendere migliaia di euro in un impianto, ma se gli spieghiamo quali sono i vantaggi nel fare determinate cose e gli svantaggi nel non farle, probabilmente ci pensano. Ma se tu, elettricista, non sei in grado di dire queste cose, mi sta male. Acciderba, poi oh, parliamoci chiaro, per fare un quadro fatto bene, se utilizzi gli interruttori Siemens, che a me piacciono tantissimo, quelli che hanno il differenziale nello spazio di un singolo modulo, che ci sono in AC, in A, in F, c'è cioè di tutto e veramente a mio avviso costano uno schiocco di dita, un niente, no? Si riescono a piazzare, si riescono a vendere al cliente perché il vantaggio è nettamente superiore di quelle. Quanto? 30, 60, 80? Quante cavolo lo vuoi vendere? In ogni caso, il vantaggio futuro per il resto della vita di quell'impianto è notevolmente superiore. Cioè, di tanto, tanto, tanto. Quindi vale la pena raccontarlo, dare la consapevolezza al cliente. Dopodiché, il cliente è ovvio che sceglie col proprio portafoglio, però tu, il tuo mestiere. Eticamente gli hai dato la consapevolezza di ciò che sarebbe corretto fare, più vantaggioso. Esatto. Peraltro aggiungo una cosa su quegli interruttori. Ad oggi, mentre stiamo registrando questa puntata, mi risultano siano gli unici ad essere indipendenti dalla tensione di rete, che non stiamo a spiegare che cos'è, ma praticamente li si possono montare anche in ambienti civili dove non c'è un servizio di manutenzione dell'impianto elettrico. Altri differenziali no, perché se sono dipendenti dalla tensione di rete, cambia il loro funzionamento e non si possono montare dovunque. Detto questo, tornando al montante, la sezione minima di dimensionamento di un montante, indipendentemente adesso dalla lunghezza, dopo la lunghezza ovviamente incide sulla cavità di tensione, potrebbe chiedere una sezione maggiore, ma la sezione minima oggigiorno devi metterti nella testa che è il 10 mm. Non puoi fare un montante inferiore a 10 mm per una fornitura monofase nella quale tu vuoi garantire almeno 6 kW all'utente. Anzi, c'è anche il caso che lo devi fare un po' più grande. Può darsi che ci vogliono 16, può anche darsi che ci vogliono 25. Smetti di avere questa mentalità retrograda nella quale pensi che una sezione elevata sia un gran costo e che non serve magari allo scopo. Invece serve perché se tu hai una sezione robusta, puoi permettere anche di contenere le perdite di potenza, oltre alla caduta di Certo. tensione. Andrea, uno dei nostri iscritti al circolo elettricisti illuminati, grazie alle spiegazioni che è riuscito a dare su questo concetto, si è fatto firmare un contratto in cui doveva fare il rifacimento di montanti con sezioni più grandi di quelle che proponeva il competitor, che le faceva più piccole, ma c'era, è vero, un risparmio economico sull'installazione del cavo, sul costo del cavo, ma poi c'erano dei costi aggiuntivi sull'esercizio, perché la corrente che passava su quel cavo creava delle perdite per effetto Joule, e queste perdite erano minori grazie a una sezione maggiore del montante. Oh, in soldoni, le perdite per effetto Joule vuol dire che se il montante non è abbastanza grosso, quando passa la corrente è vero che arriva la corrente in casa, ma il cavo si scalda, voi non ve ne accorgete, quel calore lo pagate, cioè è energia che se ne va a remengo, ok? Quindi quelle perdite è denaro nel tempo che voi spendete per scaldare il cavo.
mentre se il cavo è leggermente più grosso non si scalda al passaggio della stessa corrente e quindi quell'energia la sfruttate voi utilizzandola, non andate a utilizzarla per scaldare il cavo. Più o meno ci siamo? Cioè, quello vuol dire perdita per effetto joule. E ovviamente l'energia che utilizzi per scaldare la paghi, cioè non è che sono sempre kilowattora che se ne vanno a remengo. E certo, quindi dimensionare un montante in maniera più robusta permette di contenere la caduta di tensione, contenere le perdite per effetto joule, quindi risparmiare in bolletta, avere già la predisposizione per un ampliamento futuro, che se uno vuole tirare 6 kg, adesso ne ha 3, vuole tirare 6, può farlo, e avere anche la possibilità di tirare quella potenza in più che fornisce il contatore, che può arrivare fino al 40% in più fino a 3 ore di tempo. Anche qui dipende da tutta una serie di fattori, dall'algoritmo di funzionamento, ma tendenzialmente questa è la possibilità che il contatore può dare. Quindi se noi abbiamo un montante bello robusto, tipo un 10 mm, ovviamente non troppo lungo perché sennò non bastano più neanche 10 mm, però ci permette di avere questo 40% in più, che sono circa 8,4 kW, che l'utente può tirare fino a 3 ore. Ti capì? Dobbiamo però non essere noi ad aver fatto un collo di bottiglia con un interruttore generale sottodimensionato. Certo. Quindi te non piazzi, metti un montante adeguato per sfruttare quella potenza in più e poi magari metti un 32 A. E quindi il 32 A sicuramente non ti fa andare oltre i 6 kW. Sì, ti fa andare un po' di più, dipende dal cosfì, però Il mio suggerimento è di metterci un 40 certo. Per come generale, non di meno. Così dai la garanzia di poter sfruttare questa potenza in più. Questo concetto io lo spiego bene all'interno del circolo elettricisti illuminati, perché è un concetto che ha permesso a molti elettricisti di farsi scegliere non per il prezzo, ma per aver proposto una soluzione che serviva a quell'utente. Vantaggi, spiegate questi benedetti vantaggi al cliente, devi spiegarglieli, tu lo guardi negli occhi e glielo dici: senti Ciccio, io te lo posso mettere 6 mm quadri, ma poi guarda che perdi potenza per scaldare il cavo, poi guarda che anziché arrivarti 230 volte te ne arrivano meno, perché magari te stai richiedendo il massimo della potenza che puoi richiedere e c'è una certa caduta di tensione sulla sezione, sul cavo, perché è una sezione più piccola, mentre se la mettiamo del 10 te potrai sfruttare molto meglio la tua l'energia disponibile, la tua potenza disponibile. Non ti cala il rendimento dei tuoi elettrodomestici, perché gli dai una tensione più vicina a quella nominale, cioè tutta una serie di vantaggi. Ne aggiungo un altro. Vai. Se parliamo di case no gas, sì. Al di là del fatto che andrebbe, a mio avviso, proposta la fornitura trifase, ma se per qualsiasi motivo si vuole andare avanti per forza con la monofase, il mio suggerimento è quello di predisporre già il quadro con una borsettiera trifase, in modo che quando un giorno l'utente dovrà chiedere la trifase, almeno il quadro non lo deve rifare completamente nuovo, è già tutto cablato per la trifase, basta spostare i cavi di collegamento, certo, monofase, trifase, e gli si spiega che vantaggio ha. Una borsettiera trifase non è che costa tantissimo di più rispetto a una monofase, però c'è già la predisposizione. E attenzione, perché una casa davvero no gas, quindi completamente elettrica, se l'utente desidera avere un minimo di comfort, anche con i 6 kW probabilmente non riesce a starci. E sopra i 6 kW sappiamo che nel 99,9% dei casi danno la fornitura trifase. Bravo, sì. Va bene, sono contento perché ho fatto una villetta e gli ho fatto il quadro proprio come dici tu, con la morsettiera trifase, fatto come se dovesse arrivare alla trifase, e nella realtà lui attualmente ha una monofase, però io prevedo che passerà alla trifase più avanti, a meno che vuole sacrificarsi a utilizzare gli elettrodomestici veramente uno alla volta, non uno alla volta perché non è vero, però perché è già un 6 kW. Però, diciamo che pompa di calore e piano induzione siamo già arrivati abbondantemente. Se è una casa elettrica è un attimo, cioè io vedo, ho visto la mia bellissima fattoria che vediamo quando ci entro dentro, Cribio. No, adesso pensavo di aver chiesto 18 kW, nella realtà ne ho chiesti 15 e dobbiamo arrivare a 22, però aspettiamo, per adesso non mi servono.
chiederò i 22 kilowatt più avanti quando iniziamo a lavorarci. Sì, serviranno, e anche qui serviranno. Lancio una bomba, ma non do la risposta, la lancio e basta. Vai. L'elettricista comune è convinto che avere una fornitura trifase comporti un costo dell'energia maggiore rispetto ad una monofase. Non è così. Pensa che invece l'utente finale è convinto che l'elettricista sia colui che gli può dare dei suggerimenti su come risparmiare in bolletta, su quale fornitura è meglio scegliere. E invece l'elettricista comune non ne sa tutte queste cose qui, non ha un'idea. Allora, io rispondo a una cosa, che a questa tua bomba, e ti dico che ho già stampato le mie due bollette, cioè quindi della mia casa attuale, che è una monofase normalissima da 3 kW, cioè su, e la fattoria, che invece è attualmente è 15 kW, dove mi è arrivata già la bolletta, e vi mostrerò, ve le mostro tutte e due, vi faccio vedere che cosa ho speso per portare a, perché comunque costa aumentare così tanto i kilowatt a un costo fisso, che tra l'altro adesso è in, c'è un periodo di sconto, cioè lo Stato ha deciso di, da un po' di tempo, di scontare questa, la tariffa fissa, diciamo, a kilowatt quando la innalzi. Adesso è scontata, non so quando finirà questo tipo di sconto, però vi mostro anche quello e vi faccio vedere quanto pago al kilowattora con la stessa azienda, ovviamente, dove ho solo i 3 kW e dove ne ho invece 15 kW. E così andiamo a vedere la differenza, se effettivamente quali sono le differenze. Ci sono delle differenze, dove è più grosso hai delle piccole spese fisse in più, e te le mostrerò. No, spese fisse, ok, hai più kilowatt a disposizione, ovvio che certo, spendi di più. Ma sì, ma no, ma non è tanto, non è, certo, però ti mostro, così poi ognuno fa i propri conti con i numerini veri tra le mani. Consapevolezza, ragazzo, quando hai la consapevolezza puoi prendere tutte le decisioni che vuoi. Ok, dai Alessandro, ci sarebbe ancora da dire tantissimo sul montante, ma come sai io purtroppo oggi ho il tempo limitato. Che è come il limone stringe. E quindi io ti darei il consiglio inutile del giorno. Vai, consigliami, aspetta che lo lancio. Il consiglio inutile del giorno. Vai Ale. Ora, qualsiasi elettricista che è contento di come sta ora, che non si sente la necessità interiore di poter fare quel passo in più, di poter portare la sua professionalità al livello successivo, ma è contento così come sta, fa bene a continuare a far così. Ma se per caso c'è qualcuno che invece vuole migliorare, vuole farsi percepire dal cliente come colui che sa davvero dare la soluzione ad hoc, quindi non si fa più scegliere per il prezzo ma per la sua professionalità, il mio consiglio è quello di aderire al circolo elettricisti illuminati entro lunedì 9 gennaio, perché da lunedì 9 gennaio i prezzi aumenteranno, quindi si dovrà investire una cifra maggiore. E dopo questo, ragazzi, un bacio, un abbraccio, grazie Alessio, grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento, sia quelli in furgone ascoltando il podcast che quelli che hanno guardato la nostra bella faccina su YouTube. Un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto. Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. E donate consapevolezza.